2012 c'è stato addirittura un omicidio qui di un giorgiano. Sì, però no, non, non c'entriamo neanche con questo, nel senso perché nel 2012 non eravamo neanche aperti. Ma non è stato qui. Che danni avete ricevuto da questa? Il danno è che si è rotta la porta e si sono danneggiati i vetri. Allora, mi trovo in questo esercizio commerciale, è indiano questo? Bangladesh. Sì. E come si chiama? Shajeda Mini Market. Ok, voi avete subito un furto con scasso, no? Vi hanno rotto le vetrine, che è successo? Sì, rotto vetrine, è entrato dentro, e 25 giorno di vigilia del Natale. Nanni Paviglia, anche questo esercizio ha subito dei danni qualche tempo fa. Ha subito dei danni qualche settimana fa, per fortuna non di ingentissime proporzioni. Non hanno rubato niente? Diciamo che è andata bene, anche perché comunque abbiamo un sistema abbastanza importante di sorveglianza interna, esterna e di allarme, ma detto questo non è il danno materiale quello che importa, è sicuramente il danno morale, in quanto non viene a mancare completamente il senso di sicurezza, per questo anche la libertà di intraprendere e di andare avanti nonostante tutti i sacrifici nella propria attività commerciale e imprenditoriale. Sono con Massimiliano Antonelli, il negozio Antonelli, famoso, che sta in Piazza Umberto. Massimiliano, anche voi avete subito un danneggiamento. Noi abbiamo subito un danneggiamento, peraltro due danneggiamenti. Uno qualche giorno prima, alle 9 di sera, appena chiuso il negozio, avevano tentato di infrangere la porta d'ingresso spaccando la serratura, e poi dopo 4 giorni, il 20 di marzo, hanno sfondato la porta d'ingresso, le vetrine, sono entrati, hanno rubato merce, hanno asportato il registratore di cassa per intero e sono andati via. Mino, qui avete subito un incidente, no? Sì. Cioè, vi hanno rotto la vetrina, questa vetrina qui. Hanno sfondato questa vetrina la notte tra il 27 e il 28 dicembre. E hanno tentato di, chiaramente... Ma hanno rubato? No, per fortuna no, non sono riusciti, in quanto sono munito di vetri antisfondamento, però insomma il danno è stato notevole. Giovanni Giua, titolare della omonima farmacia storica. Qui siamo nel centro del ciclone, come punto di passaggio, tra stazione Piazza Moro e Piazza Umberto. E da qui passa tutta la criminalità, tutto lo spaccio esistente a Bari. Immagino che cosa succede nella farmacia per il rapporto con chi vuole drogarsi. Per io chi... in farmacia, a parte il fatto che non faccio più il notturno per la paura della notte, ma non sto dando più siringhe. Il tuo collega tabaccaio di via Crisanzio è stato aggredito per 2 volte. Gli hanno fatto saltare la saracinesca, le vetrine, hanno rubato le sigarette, i gratta e vinci, eccetera. Tu non hai paura? Il problema, ecco, è la sicurezza. La sicurezza, che ci dovrebbe essere maggior vigilanza, l'attenzione a certi tipi di attività, è chiaro. Tabaccaio, la farmacia, sono attività a rischio, sono presi come bancomat. Io abito a Piazza Umberto, ormai a casa mia gli amici miei non vengono più a cena la sera perché gli rompono le macchine, i vetri, e gli rubano gli stereo, gli rubano la carta di circolazione. Piazza Umberto però non c'è più Roche Bobois. I due outlet che stanno vicino a casa mia chiudono. È chiaro che continuano a chiudere, probabilmente chiuderò anche io di questo passo, perché non c'è sole all'orizzonte e nessuno si preoccupa di creare i presupposti affinché ci possa essere una blanda ripresa, giusto per sopravvivere, non per tenere la Ferrari fuori, perché fuori non c'è mai stata nessuna Ferrari. Via, via, tiri via tutti. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri.
via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I'd remove you. Chips, chips, datti do di doo, chi boom, chi boom boom, datti do di doo, chi boom, chi boom boom, datti do di doo. Via, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, 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 da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-do, chi-boom, chi-boom-boom, da-di-do-di-do. Il comitato di Piazza Umberto ha commissionato questo video sulla realtà che si vive nella zona. È un grido di dolore, è un SOS che ancora una volta il comitato chiede a tutta la cittadinanza e alle istituzioni di intervenire al più presto, subito, di non creare una periferia irrecuperabile nel tempo, ma di aprire questa zona a tutto il resto della città, perché quello che si vede è ignobile continuare a vedere i festeggiamenti da un lato, la bellezza da un lato e la bruttezza dall'altro lato, cioè Piazza Umberto. Stamattina nel vedere il filmato quasi quasi ero commosso, ma ero commosso dalle prime immagini, fatte da fiori, dai paesaggi, da giardini, ciò che noi chiediamo da 8 anni, da 8 lunghi anni, chiediamo che questa piazza venga restaurata sia nei suoi giardini che nei suoi arredi. L'appello è fatto a tutti quanti, partecipate con questo comitato. Cittadini, è l'unica piazza, il fiore all'occhiello di Bari è Piazza Umberto. E poi anche le altre due piazze, Piazza Moro e Piazza Cesare Battisti, anche loro degradate. Facciamo di questa zona un polo di attrazione, sia per studenti, per turisti, per i cittadini, per chi vive. Tutti quanti insieme cerchiamo di arrivare a questo obiettivo. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando fame di briganti come me qui non ce n'è. Dormo sull'erba e ho molti amici intorno a me, innamorati in piazza grande dei loro guai, dei loro amori, lo so, sbagliati e no. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, a modo mio avrei bisogno di sognare anch'io. Una famiglia vera e propria non ce l'ho, e la mia casa è piazza grande, a chi mi crede prendo amore e amore do quanto ne ho. Come di donne generose non ce n'è, rubo l'amore in piazza grande, e meno male che briganti come me qui non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io, avrei bisogno di pregare Dio, ma la mia vita non la cambierò mai.